In attesa di Wilds, dalle foreste lustreggianti di Kokoto alle terre innevate dell'Oar Frost Reach, esploreremo ogni capitolo svelando curiosità, dettagli e differenze che hanno reso ciascun gioco unico. Esploreremo ogni capitolo di una delle mie saghe videoludiche preferite. Se siete nuovi del mondo di Monster Hunter, preparatevi a conoscere un universo dove i draghi non sputano solo fuoco, ma anche rabbia pura, e dove le spade sono talmente grandi che probabilmente hanno la loro gravità. Se invece siete dei veterani della serie, benvenuti a bordo di un viaggio nostalgico che vi farà riscoprire tutte quelle emozioni che avete provato affrontando il vostro primo Rathalos o quel terrificante Rajang. Monster Hunter non è solo una serie di videogiochi, è un'esperienza che ha evoluto il concetto di cooperazione e strategia nei videogiochi, rendendo ogni caccia un evento memorabile, da soli o con amici. L'epicità delle battaglie, la bellezza dei paesaggi e la sfida delle missioni ci hanno tenuto incollati agli schermi per ore ed ore, senza considerare ovviamente il monster design, a mio parere tra i più belli mai visti. Ma non basta dire quanto sia fantastico, dobbiamo vedere come tutto è iniziato e come si è evoluto nel tempo. Pronti? Allora iniziamo! Tutto ebbe inizio nel lontano 2004, quando Capcom decise che combattere i draghi e dinosauri virtuali era l'hobby perfetto per chiunque avesse una PlayStation 2. Ed eccoci qui, Monster Hunter, un gioco che ha trasformato una generazione di giocatori in esperti biologi della fauna fantastica. I comandi erano terrificanti, fatevelo dire, era veramente tutto legnosissimo. Ma ehi, era lì. Il primo Monster Hunter ci ha presentato un mondo dove gli abitanti dei villaggi non erano preoccupati di tasse o mutui, ma piuttosto di un gigantesco Rathalos che gli rovinava la raccolta del grano. Con i suoi combattimenti epici, armi gigantesche e una curva di apprendimento che faceva sembrare l'università una passeggiata al parco, è stato un inizio veramente tanto promettente. Ma attenzione, niente modalità online globale. Si giocava in locale con gli amici. Il che significava un sacco di schiamazzi nel salotto di casa, principalmente. Monster Hunter Freedom, per PSP. Ora potevamo cacciare i mostri ovunque, anche in fila alle poste. E considerata la velocità delle poste, beh, avremmo potuto anche potenzialmente finire tutto il gioco. Questo titolo ha ripreso i contenuti del primo Monster Hunter e li ha resi giocabili in movimento, con alcune migliorie grafiche e nuove missioni, con la gioia del multiplayer ad hoc. Nel 2006 arriva Monster Hunter 2 e i fan a quel punto si sono chiesti ma non potevano trovare un nome più creativo? Spoiler, no. Ma il gioco ha introdotto il ciclo giorno-notte e le stagioni, così i mostri avevano ancora più modi per rovinarci la giornata. Oh, e non dimentichiamo i Felin, quei gatti coraggiosi che finalmente avevano un ruolo più attivo nelle nostre battaglie. Nel 2006 Capcom ci delizia con Monster Hunter Freedom 2, per PSP, che riprende Monster Hunter 2 e lo riporta su console portatile. Abbiamo visto nuovi mostri, nuove armi e una grafica migliorata. E non dimentichiamo Monster Hunter Freedom Unite nel 2008, una versione espansa che aggiungeva tantissimi contenuti extra come nuovi mostri, armi e missioni. Questo è stato il titolo che ha fatto innamorare molti fan della serie. Nel 2009 arriva Monster Hunter 3 per Wii. Ne abbiamo già parlato all'interno di questo canale con questo video dedicato, se non l'avete visto andate a darci un'occhiata. Fidatevi, ne vale la pena. E grazie a Monster Hunter 3 o 3 abbiamo scoperto il brivido di combattere sott'acqua. Sapete, perché uccidere i mostri sulla terraferma era diventato troppo mainstream. Il gioco ha introdotto nuove armi come la spadascia e un ambiente di gioco più dinamico grazie alla console di Nintendo, che ovviamente poteva contare su una potenza computazionale maggiore. E poi ragazzi, chi è che non amava quei piccoli controlli della Wii? Ricordo ancora i momenti passati a lanciare il Nunchuck per tutta la stanza. Questa volta c'era anche la modalità online, che per l'epoca, e per Nintendo soprattutto, era piuttosto avanzata. E mentre tutti si stavano godendo Try o Tri o Tre, in Giappone usciva Monster Hunter Portable Turn per PSP nel 2010. Questo gioco non è mai arrivato in Occidente, purtroppo, ma era un titolo eccezionale, con nuovi mostri, nuove aree e un sistema di caldo-freddo migliorato. È stato un successo enorme in Giappone e ha fatto rosicare non poco i fan occidentali, me compreso. Arriviamo nel 2013 con Monster Hunter 4 per 3DS, il gioco che ci ha fatto saltare dalla gioia, letteralmente, con il sistema di montaggio di mostri. Un po' come il rodeo, ecco,
ma con più fiamme e meno cowboy. Introduceva anche l'elemento verticale nei combattimenti e una storia più strutturata. La versione Monster Hunter 4 Ultimate del 2014 ha portato ulteriori modifiche, nuovi mostri e una localizzazione mondiale, finalmente. Questo me lo sono sparato tutto su 3DS, ragazzi. Gioia pura. E poi c'è Monster Hunter Generations nel 2015, quando Capcom ha deciso che era ora di dare ai fan un buffet di mostri. Vuoi un po' di Rathalos? Eccolo. Vuoi un po' di Zinogre? Beh, perché no? Questo era il gioco perfetto per chi soffriva di indecisione cronica. Introduceva gli stili di caccia e le arti di caccia, dando ai giocatori nuove abilità spettacolari. La versione Generation Ultimate del 2017 per 3DS e poi successivamente per Switch ha aggiunto ancora più contenuti, inclusi i mostri storici della serie, rendendo questo titolo un vero omaggio ai fan, in un tributo di completezza che, ad oggi, non si è ancora ripetuto. Prima di arrivare a Generations, in realtà ci sarebbe un titolo non tanto conosciuto, Monster Hunter Online, uscito in Cina nel 2013. Sviluppato in collaborazione con Tencent, questo gioco portava Monster Hunter nel mondo degli MMORPG. Nuovi mostri, grafica avanzata e un sistema di gioco diverso lo rendevano unico. Ma purtroppo non è mai arrivato nei nostri territori. Arriva Monster Hunter World, oh sì, il mio gioco preferito, che ha preso d'assalto il pianeta Terra come un Devil Joe affamato in un buffet di carne. Mappe aperte, grafica mozzafiato e il multiplayer online che ci ha permesso di fare squadra con giocatori da tutto il mondo. O perlomeno tentare di farlo, prima di essere abbattuti da un nerd gigante, ovviamente. Le mappe erano finalmente senza caricamenti tra le aree, rendendo l'esplorazione più fluida e realistica. E non dimentichiamo l'espansione Iceborne del 2019, che ha portato nuovi mostri, nuove aree glaciali e nuove meccaniche di gioco. Ragazzi, il mio Monster Hunter preferito in assoluto. Abbiamo anche di questo fatto un video dedicato, lo trovate nei commenti o nella tab del video. Magari ci volete dare un'occhiata, potrebbe valerne la pena. Fuori dalla sua saga principale, in realtà nel 2016 è uscito anche Monster Hunter Stories per 3DS, un JRPG con uno stile artistico unico e un gameplay differente, focalizzato su una storia più narrativa e la possibilità di addomesticare e cavalcare mostri. Sono arrivate poi la sua versione per mobile e il sequel, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, per Switch e PC nel 2021. Devo dire, molto affascinante. Un misto tra Monster Hunter e Pokémon. Pokémon fatto bene, però. Non Pokémon fatto male. Ed infine siamo qui con l'ultimo capitolo uscito fino ad oggi, Monster Hunter Rise nel 2021 per Nintendo Switch e successivamente per altre piattaforme, ovviamente. Il gioco che ha reso l'arrampicata sui muri e l'uso dei cani ninja parte integrante della nostra routine di caccia. Introduceva la possibilità di utilizzare i nostri insetti come rampino, dandoci una nuova dimensione di mobilità e strategia nei combattimenti. E poi, raga, chi non ama i canin? Sono adorabili, letali e soprattutto non lasciano peli sul divano. L'espansione Sunbreak nel 2022 ha portato nuovi contenuti e mostri, continuando a migliorare l'esperienza di gioco. Quindi eccoci qua, all'alba dell'uscita di Monster Hunter Wilds. Sono in un hype che è completamente ingestibile. Non abbiamo approfondito ogni titolo, ma piuttosto abbiamo fatto una panoramica completa. Ma fatemi sapere nei commenti se volete approfondimenti più specifici su uno di questi giochi o magari, perché no, tutti. Ovviamente di quelli di cui non l'abbiamo già fatto, come è successo con Monster Hunter 3 o Monster Hunter World. Ci siamo evoluti, ci siamo divertiti e abbiamo probabilmente speso una piccola fortuna in spade giganti, ma ne è valsa la pena. Grazie per aver seguito questa avventura nostalgica insieme a me. Se vi è piaciuto il video lasciate il like, iscrivetevi al canale e attivate come sempre la campanellina per non perdervi altri viaggi epici come questo nel mondo del gaming. E ora tornate pure a cacciare. Alla prossima!